Ma sicuramente affrontiamo una grandissima squadra che in questo girone ha dimostrato una forza incredibile, lo dicono i numeri, un rullo compressore per quanto riguarda naturalmente le vittorie, i gol fatti, pochissimi gol subiti e quindi sicuramente sarà una prova per noi di grande spessore. I ragazzi naturalmente dopo purtroppo l'ennesima sconfitta in casa hanno affrontato questa settimana con grandissimo impegno, grandissimo spirito di sacrificio. Li ho visti voler veramente uscire da questa situazione. Non è che nelle altre settimane si fossero allenati diversamente, però c'era forse un'energia diversa nel voler veramente dimostrare che quelli delle ultime settimane sicuramente non siamo noi. Sì, sono d'accordo con te. Questa purtroppo è una squadra che non riesce a gestire le tensioni che magari sono un po' intorno a noi, no? I colpevoli principali naturalmente siamo noi, perché ci siamo messi nelle condizioni di creare queste tensioni intorno a noi e purtroppo questa è una squadra, ripeto, che non ha la forza di gestire queste situazioni. Perché noi siamo riusciti a fare un bellissimo percorso, no, fino a fine anno? Proprio perché naturalmente col mio arrivo si è messo tutto da parte, abbiamo cercato tutti di remare dalla stessa parte e quindi anche la squadra sapeva che qualche partita la poteva sbagliare, sapeva che qualche errore lo si poteva fare. Dopo il mercato di gennaio, soprattutto dopo le due bellissime vittorie contro Potenza e Crotone, dove naturalmente le aspettative e le attese sono enormemente aumentate, quindi anche il grado di responsabilità, naturalmente va a incappare in degli errori, in delle sconfitte, naturalmente, ripeto, sempre per colpa solo ed esclusivamente nostra. Naturalmente si sono create delle situazioni che i ragazzi hanno subito enormemente e la dimostrazione sono stati soprattutto i due primi tempi fatti in casa con Viterbese e Francavilla. E quindi un po' tutta questa negatività ce le siamo portate un po' in campo e questo la dice lunga sul fatto che fa il 70-75% di possesso palla, occasioni, paratissime dei portieri, pali, traverse, rigori sbagliati, respinte sbagliate, gol annullati regolari. Tutte queste, ripeto, tutte queste negatività che ce le siamo portati dietro. E, detto questo, io credo che la gara di domani, possa essere la gara ideale, pur affrontando una squadra fortissima, che ci possa permettere paradossalmente di uscire da questa grossa buca in cui ci siamo infilati. E sta a noi fare una grande prestazione, fare una prestazione di grande attenzione, di grande sacrificio, di grande unità da parte di tutti i ragazzi, e andando oltre certe difficoltà, oltre certi ostacoli, sapendo che ci sono 3 punti in palio e ce la vogliamo andare a giocare nel miglior modo possibile. Sì, mi fa piacere questa domanda perché comunque anche in virtù delle parole di Giovanni D'Agostino, dove comunque ha chiamato, no, a raccolta il ritornare un po' all'unità d'intenti, all'unione, a non far una guerra tutti contro tutti, perché alla fine, l'ho detto qualche mese fa, le società passano, i giocatori passano, gli allenatori passano, quelli che rimane la squadra e soprattutto rimangono i tifosi, perché la squadra è dei tifosi. Quindi è normale che quando le cose non vanno bene, quando magari le aspettative non vengono naturalmente realizzate, c'è malcontento e naturalmente ci sono tensioni. Però in questo momento credo che sia fondamentale, come ha detto Giovanni, ritrovarci tutti con un unico obiettivo, quello di accompagnare questi ragazzi al 23 aprile, va bene? Poi vediamo quello che abbiamo fatto, quello che siamo riusciti a fare, quello che sarà stato questo percorso degli ultimi 2 mesi e mezzo. E poi eventualmente alla fine faremo processi, cercheremo di trovare eventualmente dei capri espiatori che si vogliono trovare ogni giorno. Quindi quello che abbiamo fatto quando sono arrivato, va bene? Dove tutti cerchiamo di smussare un po' gli angoli. Questo
Va bene, noi siamo naturalmente i primi responsabili perché siamo noi che lavoriamo, siamo noi che andiamo in campo, siamo noi che attraverso le prestazioni e i risultati portano in alto o meno l'Avellino. Però senza l'aiuto dell'ambiente, senza l'aiuto dei nostri tifosi, è difficilissimo lavorare per qualsiasi professionista. L'ho sempre detto, no? Il professionista ha le spalle larghe, è pagato proprio perché deve sopportare certe tensioni, deve sopportare certe pressioni, però siamo anche esseri umani. Ci sono tanti ragazzi, sono sempre dei ragazzi di 22, 23, 25 anni, 28 anni, sono sempre dei ragazzi che magari certe pressioni, certe tensioni non riescono a gestirle e quindi non riescono a dare il massimo delle loro potenzialità. E quindi se riusciamo veramente a dire: mettiamo un attimo in questo momento una pietra sopra su quello che è stato fino a ieri. Ripartiamo tutti insieme, accompagnateci a dare il meglio di noi stessi e poi alla fine vediamo. Il campo, io provo sempre tante situazioni, naturalmente col Francavilla ho ritenuto di cercare di dare una mano alla squadra nel superare dei momenti di difficoltà. Naturalmente conosciamo molto bene i pregi e i pochissimissimi difetti del Catanzaro e cercheremo di andare a lavorare al di là del sistema di gioco che lascia il tempo che trovano, cercando di usare le nostre armi per fare una grande partita, una grande prestazione e fare un grande risultato.